Dopo 7 anni il Perugia torna a vincere sul proprio terreno. Il derby è con un punteggio rotondo 3-0, due gol di Luperini ed uno di Santoro. Una vera manna per il Perugia, perché grazie a questo successo si tira fuori dalla zona di play-out e può guardare con maggiore serenità al futuro. La squadra ternana invece esce un pochino con le ossa rotte, è vero, gli mancavano diversi giocatori e quindi Andrea Azzoli non ha potuto fare le scelte più idonee per questo confronto. Soprattutto questa è la settimana nella quale si dovrebbe concretizzare l'annunciato distacco del presidente Stefano Bandecchi dalla società. Il massimo dirigente, il solo dirigente proprietario delle azioni della Ternana, ha detto che ci sono 7 gruppi che hanno che mirano a prendere la squadra e che lui ha scremato e ne sceglierà una delle 3 che ritiene siano maggiormente affidabili, pare una di livello internazionale. Il distacco di Bandecchi apre una nuova era in casa rossoverde. Si vedrà che cosa potrà fare la Ternana, che con la sconfitta è stata respinta di nuovo fuori della griglia dei play-off. Il Perugia, ripeto, sta andando molto bene. Se si pensa, gli amanti della statistica hanno fatto questo conteggio, che se il Perugia andasse avanti con questo passo di 1,43 a partita nelle 16 partite disputate fino ad oggi dopo il ritorno sulla panchina di Castori, la squadra orbiterebbe intorno ai 47 punti a fine campionato, che dovrebbero garantire la salvezza. Però l'allenatore non vuole sentir parlare di progetti a lungo termine, ancora una volta ha ricordato un avversario ogni volta, e quindi pensiero solo e soltanto al prossimo appuntamento di sabato con il Pisa. Certo, la squadra ha mostrato una sua non solo identità ma vivacità nel gioco, forse portato dall'innesto di Capezzi, l'ultimo acquisto dell'esame di riparazione invernale a gennaio, forse anche perché Di Carmine sta ritrovando una forma accettabile e perché anche gli altri giocatori, a cominciare da Santoro e Luperini, hanno imboccato la strada della giusta tensione psicofisica, e quindi non è un caso che Luperini abbia segnato 2 reti e Santoro abbia anche lui messo dentro un pallone veramente bello. Insomma, a Perugia si vede un cielo sgombro di nuvole, a Terni la situazione sembra un pochino più ingarbugliata.